siamo qui con la curatrice della mostra di Salvador Dalí. Quali sono le aspettative da parte vostra per questo grande evento? Ma le aspettative sono sempre naturalmente che la mostra venga visitata e apprezzata, questo come punto di partenza. E poi d'altra parte l'augurio è sempre quello che ognuno riesca a mettersi di fronte a un'immagine e a leggerla con la sua sensibilità. E in questo caso diciamo che il fatto che sono illustrazioni di testi letterari aiuta questo procedimento, perché si possono prima leggere i testi e poi guardare le immagini, oppure farlo insieme, oppure fare l'inverso, ma in qualche modo c'è questa doppia possibilità, questo doppio stimolo che viene dalla parola scritta e dall'immagine, per cui insomma l'auspicio è che possa essere apprezzato questo sforzo di proporre un'occasione del genere. Dalí, che è conosciuto in tutto il mondo, è un po' il mondo che viene a Otranto, e quindi insomma se il mondo viene a visitare il castello di Otranto quest'estate, probabilmente troverà anche un pezzo di sé all'interno di questa mostra. Siamo in compagnia con i gestori del castello. Noi siamo gestori di beni culturali e questa mostra si innesta in una programmazione triennale che ha riguardato questo castello, che ha visto mostre di Miró, di Picasso e quest'anno di Dalí. La durata di questo evento dovrebbe essere per tutta la stagione, quindi si prevede un grande afflusso di pubblico. Noi l'anno scorso con Picasso abbiamo avuto più di 50.000 visitatori paganti e anche quest'anno la mostra sarà qui al castello fino al 25 di settembre. Il prezzo per visitare questa mostra è irrisorio oppure ha dei costi abbastanza imponenti? Secondo noi il prezzo è contenuto rispetto agli standard nazionali. Un biglietto intero di 6 euro per visitare l'intero castello, che non ospita soltanto la mostra di Dalí, ma ha una mostra collaterale denominata Oltre Dalí, una rassegna di artisti e designers di livello nazionale, per cui tutto il castello è ricco di mostre e esposizioni di vario genere. Ci sono anche artisti salentini che stanno promuovendo la loro attività artistica? Assolutamente sì, ci sono artisti salentini come Paolo Pitardi, come Massimo Pasca, ma ci sono designers che sono fondamentalmente salentini, anche se ormai appartengono al mondo, come Fabio Novembre con le sedute in Mandela. Quindi guardiamo alla nazione, ma guardiamo soprattutto al Salento che produce qualità. Quindi Otranto, grande centro di promozione di attività culturali per il Salento intero? Assolutamente sì, crediamo che questo castello siamo riusciti a configurarlo come un attrattore di cultura, rivolgendoci al Salento e credo anche all'intera regione. Sentiva anche la vecchia.